Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi sabato 19 maggio. Che cosa c'è sui giornali? Beh, è presto detto, sui giornali, su tutti quanti i giornali italiani si parla del contratto di governo giallo-verde. Cioè il contratto di governo col quale si troverà e si individuerà un premier nei prossimi giorni per guidare questo paese. Partiamo dalla cosa più complicata, cioè il premier. Soltanto forse in maniera esplicita sulla prima pagina della Repubblica sostiene che il premier sarebbe stato trovato e sarebbe il giurista Conte il favorito alla premiership. Ancora non so bene chi sia questo giurista Conte, però insomma non mi sembra né un'espressione del Movimento 5 Stelle, né un'espressione della Lega di Matteo Salvini. Buongiorno Rita e a tutti quanti voi che vi state collegando con questa zuppa. Allora, qual è il punto secondo me più interessante di oggi? Il punto più interessante di oggi è che non si riesce a capire se questo programma soddisfa il centrodestra o soddisfa il centrosinistra, e lo leggo con un'analisi molto semplice, cioè andando a guardare che cosa ne pensano i giornali di centrodestra e di centrosinistra. Beh, il giornale per eccellenza, lo strillone del Movimento 5 Stelle, si chiama Il Fatto Quotidiano, e oggi Travaglio si esprime in maniera molto chiara. Dice: va riconosciuto a Di Maio di aver portato a casa tutti i punti, quasi tutti i punti fondamentali del programma del Movimento 5 Stelle. Quindi le grandi minchiate come l'acqua pubblica, tutte quelle retoriche sulla giustizia, anticorruzione, aggiungo io minchiate ovviamente, invece godono come un riccio al fatto perché si farà finalmente l'acqua pubblica. Insomma, se pubblicizzando l'acqua abbiamo risolto, non creato esattamente il problema inverso, cioè quello della corruzione. Ma loro non vogliono la corruzione, quindi basta mettere l'etichetta legge anticorruzione che loro sono contenti. Insomma, il movimento, il Fatto Quotidiano dice: cavolo, questo sì che è un bel programma grillino, è contento con Di Maio, a essere stato il grande sponsor dell'alleanza col PD, oggi diventa sponsor di questa alleanza giallo-verde, il cazzaro verde, come lo chiama Travaglio Salvini, evidentemente secondo loro ha subito tutti i punti del programma. Poi però mi vado a leggere Belpietro sulla verità, che devo dire che spesso verità e fatto, non è che sono in disaccordo, ma sono anche dell'idea che Belpietro non sia certamente definibile un grillino. Eppure Belpietro dice: molte cose di centrodestra sono state inserite nel programma giallo-verde, nel contratto di governo. Quindi il fatto dice che molte cose dei grillini sono state messe e Belpietro dice che molte cose di centrodestra sono state messe, però Belpietro dice mancano le coperture, cioè fa un ma, c'è cioè una specie di viva Dio di come possiamo dire critica, però dice è il programma di centrodestra. Ci dobbiamo mettere un po' d'accordo però, perché se uno dice che è di centrodestra e l'altro dice il Movimento 5 Stelle, la verità non può essere un compromesso per i due, qualcuno sta leggendo male il programma del governo, o Belpietro o Travaglio, terzo non datur. Nel frattempo Silvio Berlusconi si arrabbia e sì, sono minchiata, l'acqua pubblica è una minchiata, sì, l'acqua pubblica è una minchiata, come il pane pubblico è una minchiata, acqua e pane servono ugualmente per campare, come la pasta, renderli pubblici è una minchiata, perché vengono gestite di merda dal pubblico, chiaro? Bisogna farle gestire ai privati, privatizzare tutto e controllare tutto in maniera, cioè il pubblico controlla, il privato gestisce, chiaro? Questa è l'idea di un liberale, però se voi siete dei grillini e pensate che volete l'acqua pubblica, il pane pubblico, respirazione pubblica, sanità pubblica, fate tutto quanto pubblico, ma non siete dei liberisti come me, chiaro? È inutile che vi stupite se venite in questa zuppa. Secondo me l'acqua pubblica è una minchiata, come l'olio di palma che fa male, come l'OGM che non servono, come la TAV che non serve, come la TAP che è una minchiata. Lo scrivo oggi: è il metodo della pecora, cioè il metodo per cui si pensa di risolvere i problemi con le pecore e non con il metodo scientifico. Ma andiamo avanti. Ieri c'è stato il sì da parte dei grillini al programma per il 94%, lo dicono online, ma vi stavo dicendo che c'è Berlusconi arrabbiato nero che dice: questo non è il governo di centrodestra, e insomma rompe sull'alleanza con Salvini, tanto che il Corriere della Sera titola: strappo nel centrodestra. Chi se ne frega, dite voi, se si arrabbia Berlusca, ma questo non è l'avviso di Cerasa, che non si può certo definire un berlusconiano, anzi semmai più renziano che berlusconiano. E che cosa dice Cerasa? Attenzione, perché bisogna trovare una opposizione vera,
sana, forte. C'è bisogno di una vera opposizione a questo governo che sta nascendo. Non facciamo, ed è abbastanza divertente questa tesi, dice Rasa, quello che stiamo facendo a Roma e Napoli, dove ci sono due sindaci impresentabili. Devo dire che tra De Magistris e Raggi non saprei chi scegliere, anzi scelgo lui. Ecco, tra questi due sindaci impresentabili, dice Cerasa, non ce n'è uno che abbia una vera e propria opposizione fatta con le palle come si conviene. In questo senso, quindi, dice Cerasa, attenzione a non fare la stessa cosa per il governo. Altre notizie di giornata, beh, insomma, quella della Fiat che dovrebbe riprodurre tutto, dovrebbe riportare in Italia tutto il polo del lusso, cioè Maserati e Jeep, e far fare all'estero le macchine piccole. È una notizia del Sole 24 Ore che dovrebbe essere comprata e che è molto interessante per i fini industriali di questo paese. Ne vedremo se sarà confermata per l'industriale del 1 giugno. Poi sul matrimonio, l'unica cosa che vi segnalo, Royal Wedding, di cui non me ne fotte assolutamente nulla, sembra un matrimonio ma è una sommossa, molto divertente il pezzo del Foglio, bello conservatore, sulle tesi di D'Agostino, che si tratta di un grande show, peraltro fatto questa volta con due ragazze borghesi, e una delle quali una iperfemminista, che aiuteranno la monarchia a campare o a sopravvivere a se stessa, questo non lo possiamo dire. La notizia vera della giornata è la solita notizia che riguarda i giornalisti. Sallusti e Sgarbi sono stati condannati in primo grado da un tribunale di Monza, l'uno a 6 mesi senza condizionale di carcere e l'altro cioè Sallusti, a 3 mesi di carcere senza condizionale. Sono stati condannati Sgarbi per quello che ha scritto sul PM Di Matteo e Sallusti perché non ha controllato quello che scriveva Sgarbi, cioè per omesso controllo, reato fascista, reato puramente di tipo fascista. Quindi i due sono stati condannati alla galera. Ovviamente si lamentano dicendo: ma scusami, ma ci sono 800.000 convenzioni dell'uomo di Strasburgo e batte la pesca che dicono che non si va in galera per reati di opinione. Eppure i magistrati italiani se ne sono fregati. La critica che ha fatto Sgarbi a Di Matteo era una critica durissima, e cioè sosteneva che Di Matteo in realtà fosse complice di Rina perché dava spazio a Rina, non considerando per quello che era, cioè un vecchio rintronato che stava morendo, perché con la maggiore forza di linea avrebbe avuto maggiore ruolo Di Matteo. Bello o brutto che sia, questo gli ha procurato in primo grado una condanna. Sallusti se la cava ridendo, tutto sì, ma non mettetemi in carcere con Vittorio Sgarbi, perché quella sarebbe una pena accessoria che io non posso sopportare. Resta il fatto, e cioè il fatto che per quanto dure, per quanto forti si fanno le critiche, è accettabile che si possa andare in galera per una critica, per quanto dura, fatta a chiunque? Io che ricevo moltissime critiche da voi sulla rete, su internet e da tantissimi, non mi sogno di querelare nessuno a meno che non ci sia una questione fattuale che mi riguarda personalmente e che è del tutto sbagliata. Cioè, se qualcuno mi dice: tu sei un amico di Berlusconi, oppure tu sei un amico di Renzi, oppure tu sei un amico di Di Maio, molti di voi sono riusciti a dire queste tre cose da punti di vista diverse, essendo pure, voglio dire, opinioni loro, io non mi metto a querelare, penso che non sia querelabile. Quando Travaglio mi ha detto che io sguazzavo nella merda e prendevo la paghetta da Berlusconi, scritto da Travaglio, non mi sono messo a querelarlo. Ho querelato altre persone che hanno inventato delle cose su di me. Non che sguazzare nella merda non sia un'invenzione, qua non mi sembra che ci sia, c'è una tigre, ma c'è modo e modo di rispettare la libertà di stampa, anche quando è tremenda critica nei vostri confronti. Vabbè, è inutile che facciamo, sono diffamazioni, dice Dario, non critiche. È il discrimine tra diffamazione e critica, non so quale sia. Comunque i magistrati l'hanno deciso, e in questo caso hanno deciso in primo grado che quelle di Sgarbi era diffamazione. Bene, cerchiamo di essere oggi, no, se mi dici che sono amico di De Magistris, Marcello, no, ovviamente adesso prendo il tuo nome, cognome, IP e ti vengo a prendere a casa con i poliziotti, i carabinieri e soprattutto la Guardia Finanza. Vi saluto tutti quanti, se vi piace questa zuppa condividetela e poi in attesa di lunedì, quando questo governo finalmente... un leone, non la tigre, scusami. Su Acquavuto il tuo ragionamento è anche giusto e non sono riuscito a leggere tutto quanto. E comunque lunedì speriamo di vedere finalmente il nuovo Presidente del Consiglio. Ciao!